ritrovati amici del Giornale della Vela e benvenuti alla 32esima edizione del Velista dell'anno, uno dei premi più ambiti nel mondo della nautica. Molte cose sono cambiate dal 1991 ad oggi, molte categorie in più rispetto a quella prima edizione. Per cercare di rispondere e di accontentare tutte le sfaccettature di questo variegato mondo della vela. Alcune categorie verranno premiate oggi, due invece verranno premiate nella puntata di domani, che vi invitiamo già da ora a seguire. Domani premieremo la categoria Epic con il mitico Vincenzo Onorato e il premio vero e proprio, il Velista dell'anno 2023. Non sarò da sola in questo viaggio alla scoperta dei premiati del Velista dell'anno 2023, con me una penna storica del Giornale della Vela, Mauro Giuffrè. Mauro, eccoti, ben trovato. Ciao Rachele, benvenuta a bordo. Velista dell'anno 2023, un'edizione, come dicevi tu, con alcune novità importanti, ma il punto fermo è rimasta sempre la partecipazione del pubblico, che anche quest'anno ha risposto presente al Velista dell'anno con 20.851 voti sul nostro sito. Categorie in gara, dicevamo. Partiamo ovviamente dalla categoria Velista dell'anno, che è quella che assegna il premio generale di questa edizione. Avremo poi la categoria Innovation, riservata ai designer, la categoria Young, riservata ai velisti under 25, la categoria Owner, riservata agli armatori che hanno raggiunto dei risultati importanti con le loro barche in regata o semplicemente hanno inseguito i loro sogni sulle loro barche, e la categoria Passion, dove invece racconteremo anche storie al di fuori dell'agonismo, storie di passione autentica per la vela. Non soltanto queste cinque categorie, ma ce n'è un'altra che sveleremo oggi il vincitore, che è fondamentalmente il premio deciso dal pubblico, il most voted, il più votato del sondaggio online. Partiamo quindi con il Velista dell'anno 2023 dalla categoria Most Voted. Emanuele Malloru, 3.840 voti ricevuti nel sondaggione online. Benvenuto Emanuele. Ciao ragazzi, grazie per questo gran momento, grazie per l'invito e ciao a tutti. Allora, per chi non lo conosce ancora, Emanuele è uno youtuber, possiamo definirti così, oltre che velista, ovviamente, ma un velista un po' particolare, perché, insomma, si è, tra virgolette, avventurato nel mondo della vela abbastanza di recente, e ha deciso di entrarci, diciamo, in maniera piuttosto intensa, comprando una barca e avventurandosi in un giro di Sicilia. Lui, che diciamo di vela era un po' asciutto, ma poi ci racconterà, diciamo, un po' diciamo com'è nata l'idea di questa avventura. Ha fatto il tutto raccontandolo sul suo canale YouTube, dove ci sono più di 280.000 iscritti, e anche sul suo canale Instagram, con credo altre 270.000 follower. Quindi Emanuele è, oltre ad essere, diciamo, un velista appassionato, diffonde la vela, e quindi per noi, diciamo, è un mondo molto importante, perché ci interroghiamo sempre come poter allargare il pubblico della vela, ed Emanuele è uno di quelli che effettivamente fa questo, diffonde la vela in tutti i modi e soprattutto a tutti in maniera inclusiva. E quindi benvengano le imprese come le sue che racconteremo oggi. Allora, intanto grazie per questa bella presentazione, siete sempre molto professionali sul pezzo, su questo non ci dovrebbero nemmeno essere dubbi. E vi riassumo molto brevemente un po' come è nata tutta la roba del trasformare poi la mia produzione di video in avventure, anzi in disastri acquatici. Io nel mio canale YouTube ho sempre parlato di tematiche variegate, partendo dalla disabilità all'arte, sostenibilità, cioè ho sempre toccato diverse tematiche in qualche modo a me care e che in qualche modo poi arrivassero al pubblico di riferimento che sta insomma intorno ai 30 anni come pubblico d'approdo, come età di chi guarda. Poi l'anno scorso per la prima volta nella mia vita sono salito su una barca a vela, la barca di Francesco Sena, che è stato poi premiato l'anno scorso sempre nel Velista dell'anno, e lì in qualche modo è scattato qualcosa in me perché ho detto: Caspita, ma la barca in qualche modo riassume tante attitudini e caratteristiche che ho sempre avuto dentro di me: il senso dell'avventura, la possibilità di spostarmi da un posto all'altro, un ambito che ha bisogno di un apprendimento talmente infinito che tu puoi dedicarti decine e decine e decine di anni e sentirti ancora all'1%. Quindi in qualche modo sono rimasto folgorato da questa cosa e ho deciso di
trasformare in qualche modo poi tutta la mia produzione in queste avventure legate al mondo del mare. Poi mi diverte molto il fatto che per lo spettatore non è così immediato riuscire a scindere quella che può essere una narrazione web rispetto a quello che può succedere nella vita reale. Quindi se poi la stessa cosa venisse trasmessa su Sky 1, sicuramente ci si aspetta una troupe di 30 persone, un'organizzazione incredibile, mentre quando un progetto è web sembra quasi che ci sia un matto che col cellulare inizia a documentare e fare delle robe. La verità sta nel mezzo e quindi in tutte le mie avventure barra disavventure cerchiamo sempre di raccontare un qualcosa che possa essere molto entertainment, perché io di tecnico evito pure di usare la parola cima o la parola prua o poppa. Proprio perché è entertainment, no? Su Pirati dei Caraibi ti fanno un corso di vela d'altura. Però al tempo stesso, in qualche modo, mi piace strizzare l'occhio agli appassionati di vela, perché poi in qualche modo quello che sto facendo è andare su una barca a vela, quindi poi le problematiche, gli intoppi che possono essere con i cantieri, con i porti o con le condizioni meteo sono reali. Senti, ma parlaci di te. Hai detto che hai 31 anni, di dove sei? Sono metà sardo, metà siciliano, vivo a Milano da 8. E quindi le abbiamo toccate tutte le regioni. Sì, perfetto, sei un italiano perfetto, completo. E adesso dove ti trovi sotto questa pioggerellina? Adesso mi trovo nella zona di Palermo, a bordo della nuova barca che ho acquistato col mio nuovo amico Eros, con cui abbiamo anche deciso di affrontare queste nuove avventure video. È un bellissimo 50 piedi one-off, quindi un modello unico costruito in Sudafrica 30 anni fa. Lo stiamo rimettendo in qualche modo a nuovo e infatti in questo momento sotto i ragazzi stanno lavorando, mi sa che li sto pure disturbando. Ed essendo una barca in ferro, diciamo che non ha un'ottima ricezione senza ripetitori, però ci stiamo lavorando, diciamo che non è sulla cima delle priorità in questo momento, però Quindi Emma, tu eri content creator prima di acquistare la barca? sì, diciamo, la mia carriera, se la si volesse riassumere in pochi secondi, ho avuto per 5 anni una casa di produzione, ho fatto pubblicità per Sky, Mediaset, il video è sempre stata la mia vita, professionalmente l'ho concretizzato con le pubblicità prima, poi da 4 anni a questa parte ho scoperto il magico mondo di YouTube, quindi dalla produzione video su YouTube e faccio questo full time con la mia società. Mi diverto molto, abbiamo una produzione di cadenza mensile, insomma, un po' come Giornale della Vela, che in qualche modo è stato molto audace nel reinventarsi nel digital e nel web. Anch'io ho sfruttato la palla al balzo delle piattaforme come YouTube per creare il mio format, il mio show. Ecco, quindi diciamo che la barca a vela è arrivata nella tua vita di già producer, produttore e uomo di contenuti e di creazione, come mezzo per portare dei messaggi. La barca a vela è arrivata l'anno scorso quando ho incontrato Francesco Sena, abbiamo fatto un viaggio insieme. Io non ero praticamente mai salito su una barca a vela se non il classico charter col veliero in Sardegna. Sono rimasto folgorato dalla cosa e ho detto: porca miseria, voglio rovinarmi l'esistenza, voglio rovinarmi l'esistenza pure io con una barca, tra i mille intoppi che ci possono essere. E mi sembra che il tuo commercialista non fosse proprio d'accordo, giusto? Questa è una bella battuta del video, sì. Naturalmente l'ho raccontato in maniera un po' goliardica. Ecco. Mi dispiace dover rovinare la magia su questi aspetti, perché poi nelle narrazioni in qualche modo introduco vari personaggi come possono essere il mio commercialista, che poi è realmente il mio commercialista. In realtà, vabbè, abbiamo fatto una valutazione sensata, abbiamo cercato di capire quale potesse essere l'epilogo di questo piccolo investimento, che non era tanto l'acquisto della barca, ma poi, come sapete benissimo, è tutto il resto. Ecco, acquistare la barca forse è il 10% della spesa. Però ecco, forse la scelta più difficile, forse un po' più coraggiosa, è stata quella di spostare l'attenzione della produzione su una tipologia di narrazione che, se vogliamo, è anche un po' settoriale, perché io comunque ho tanti interessi, tante passioni che ho sempre cercato in qualche modo di raccontare, quindi
parlare di disabilità, parlare di arte, parlare, cioè, sono sempre state toccate tematiche diverse in ogni singolo video, quindi in qualche modo anche solo per un anno raccontare esclusivamente di contenuti con tematica mare o tematica vela, diciamo che è una scelta anche un po' rischiosa, lato business, se vogliamo, perché in qualche modo ti allontani naturalmente una fetta di utenza che magari del mare non gliene frega niente, però io ho cercato di fare per una volta nella mia vita qualcosa che emozionasse più me, cioè ho cercato di dare più spazio a ciò che realmente volessi raccontare in maniera naturale, invece di fare delle valutazioni di tipo numerico, cioè dov'è che va il mercato, dov'è che si sposta il pubblico, che tipologia di narrazione fare. Io questa cosa della barca me la sto vivendo estremamente intensamente. Io da un anno a questa parte vivo in barca, non in questa barca che l'abbiamo comprata da praticamente un mese, ma nell'altro 32 piedi che avevo. Parlo dalla mattina alla sera con gente che ha barche, navigo il più possibile. Ho fatto in solitario dalla Sicilia a Pesaro per poi portare la barca al primissimo proprietario che l'aveva assemblata quando l'acquistò, quindi ho creato una narrazione su quello. Insomma, io sto spostando molto la mia vita su questo aspetto, semplicemente perché mi va di farlo e sono molto motivato a portare avanti questa cosa, a prescindere dal lato video. Il lato video poi in qualche modo è collegato al mio lavoro, mi permette di vivere, mi permette di continuare ad avere un pubblico, eccetera, e costruisco le mie narrazioni. Però ecco, ho Posso dovuto dire che mettere in questa secondo scelta, piano. Ema, il premio di oggi ti dà ragione di questa scelta. Tu hai detto per una volta non ho seguito il mercato, ho seguito la mia passione, però oggi che ricevi questo premio, il premio Most Voted, con più di 3.000 voti su 21.000 e qualcosa, cioè, possiamo dire che ce l'hai fatta, cioè la tua scelta è stata in qualche modo vincente. Non lo so se ce l'ho fatta fare qualcosa perché banalmente con un pubblico così basso come il mio non era io avrei potuto anche fare video legati al make-up e poi da un giorno all'altro dire ragazzi votatemi su questa categoria di vela, probabilmente avrei raggiunto ugualmente un grande numero di. Cioè io mi sono sinceramente sentito in colpa dal secondo uno quando ho detto ragazzi sono candidato se volete votarmi. Mi sono sentito in colpa perché mi rendo conto che c'è tanta gente che dedica magari l'intera carriera e quindi un premio del genere potrebbe in qualche modo essere anche una bella gratificazione. Però ecco, d'altro canto, cioè, ho deciso comunque di pubblicizzare la mia il fatto che fossi candidato e quindi ho chiesto alla gente che mi votasse, semplicemente perché molte persone che di vela non sanno nulla, niente, che sono sempre stati lontano da questo mondo, in qualche modo attraverso le mie narrazioni, in qualche modo si sono avvicinate. Io tutto quello che sapevo del mondo del mare e delle navigazioni fino all'anno scorso era legato alla cinematografia, ai documentari che avevo visto, eccetera. Non c'era nulla di tecnico, non c'erano regate, non c'era nulla che oggi invece associeresti alla vela per come la può conoscere un professionista. Quindi probabilmente questa cosa, il modo con cui ho raccontato le cose finora, ha avvicinato delle persone lontane dal mondo della vela Infatti. e magari le ha fatte appassionare. D'altro canto, mi rendo conto che tanti puristi, se vogliamo usare questa terminologia, non hanno del tutto con entusiasmo accolto il mio arrivo. Mi ricordo benissimo che quando c'è stato l'articolo di Giornale della Vela sul fatto che avessi fatto il giro intorno alla Sicilia, ho ricevuto un centinaio, se non di più, di insulti, proprio insulti, no? E la cosa mi ha chiaramente divertito, ma mi rendo conto che le cose non vengono fatte solamente con non vengono fatte esclusivamente con cattiveria, però magari si teme per un senso di emulazione da parte di altra gente che poi magari compra le barche e si mette in mare senza sapere cosa sta facendo. Purtroppo, come ho specificato prima, io faccio entertainment, non faccio video tutorial, per questo c'è Fabio, il nostro Sì, tu Fabio, fai che entertainment e divulgazione come fa il Giornale della Vela, quindi ben venga che ci siano personaggi come te, però di contro, voglio dire, riesci a veicolare un messaggio, che il messaggio è quello del mare, della passione di andare per mare, e è vero che è rischioso, perché qualcun altro potrebbe emularti senza essere in grado, ma tu non ti risparmi, racconti anche le tue disavventure, le tue disgrazie. E quindi voglio dire, puoi anche aprire gli occhi verso quelle che sono le difficoltà dell'andare per mare. Non è per tutti, non è facile. Raccontacene qualcuna. Qual è un momento, una disavventura che avresti preferito non vivere?
Ah, ci sono state diverse disavventure che sicuramente avrei evitato ben volentieri. In realtà le disavventure peggiori, che sono quelle anche più difficili da raccontare, sono le disavventure con alcuni addetti ai lavori. So che non è proprio il massimo raccontare questo, però in realtà tante volte mi scontro con realtà del tipo cantieri, realtà portuali, in cui ti senti veramente un profondo senso di ingiustizia che poi tu dici: ma porca miseria, la vela dovrebbe essere il massimo sinonimo di libertà, e poi invece ti ritrovi con degli uffici che ti voltano le spalle appena ti si strappa una trappa e sbatti con la barca, nonostante la responsabilità dovesse essere del porto. Ecco, io tutte queste cose nei video le racconto in maniera, insomma, scenica, romanzata e quel che vogliamo. Però secondo me fa tutta parte della narrazione, perché tutte le volte che mi trovo in un porto e chiacchiero con persone, cioè io conosco persone che veramente si sono approcciate alla vela come una scelta di vita reale, quindi non comprare la barchetta esattamente come ti compri il Porsche che tieni in garage, non acquistare una barca a vela per farsi quelle 2 settimane di ferie in estate, ma persone che veramente improntano tutta la propria vita su viversi il mare, viversi esperienze di mare. Ecco, cioè questo a me fa molto emozionare, quindi io non mi risparmio a costo di stare antipatico a qualcuno o litigare con qualcuno nel raccontare queste che sono disavventure, se vogliamo, economiche, non di tipo meteorologico, ma disavventure concrete poi, che sono quelle che ti fanno passare la voglia di avere a che fare con questo mondo meraviglioso. Ma il mondo meraviglioso non è quello dei cantieri, dei porti e degli addetti ai lavori che magari cercano di rubarti fino all'ultimo centesimo. Il mondo meraviglioso è quello in cui tu liberi gli ormeggi e ti fai magari anche semplicemente 10 miglia e torni in porto, ma magari hai voglia di farlo tutti i giorni, e magari anche quando c'è maltempo tu stai in porto, ma ti sistemi la barca e ripari le cose che si sono rotte. Cioè, per me questo è ciò che mi ha molto entusiasmato e che quindi ho deciso di voler raccontare nelle mie narrazioni. Credo questo sia quello che animi molti dei nostri appassionati, di chi ci segue ogni mese sul Giornale della Vela e online. Senti, Ema, noi abbiamo qui una carrambata, cioè un tuo amico, l'hai annunciato tu, è il socio della tua nuova barca, si chiama Eros Sant'Ambrogio. Ciao Eros, eccoti, Ciao a benvenuto. tutti, ciao. Scusa, non ho sentito la domanda. No, non c'è la domanda. Adesso volevo chiederti che cosa ti ha convinto e spinto a fare società con questo ragazzaccio per questo 50 piedi. Io penso che il fatto di aver ascoltato ora quello che lui ha detto sia sufficiente per potermi far pensare di fare una società con un ragazzo del genere. Quando io lo conobbi, meno di un anno fa, a Marina di Ragusa, in lui vedi una persona che aveva un'energia strepitosa, una forza incredibile, una forza di carattere importante. Però era totalmente a digiuno di tutto quello che stava facendo. Infatti, nei suoi video narra, proprio racconta tutti gli errori che aveva commesso. E non a caso adesso lui ha detto che evita spesso di dire scotta piuttosto che drizza, prua piuttosto che poppa. Ma non è un caso, lui in realtà non lo sa, e questo è il bello della faccenda. Però ha delle grandi capacità come si dice, di apprendimento, per cui io sono fermamente convinto che sia una pedina vincente, non a livello, non so, mediatico, tutto quello che volete, ma proprio come persona nella vita, è una persona pulita, è una persona bella dentro. E io sono veramente felice e contento di aver fatto queste scelte con lui. Sono sicurissimo di aver scelto la persona giusta. Merita il premio, sta trasmettendo un messaggio importante a tantissimi giovani. Ci credo, merita totalmente quello che ha vinto. Eros, come si tradurrà questa partnership, questa società con EMA nei prossimi mesi? Come si svilupperà nei prossimi anni? Prenderai parte ai suoi viaggi, alle sue disavventure, avventure? Ma se non lo strozzo prima, sicuramente ci divertiremo parecchio con questa barca. Lui ha promesso ai suoi fan, ai suoi follower, che porterà questa barca dall'altra parte, ovvero sia nei Caraibi. Sono sicuro al 1000% che ce la farà, che il progetto andrà a buon fine, perché è veramente una persona Capace. determinata.
Sì, Quindi io penso che la ancora. domanda fosse, Eros, mi sa che tu ti fai la vacanzina ai Caraibi, era questo il punto. Ma il mio obiettivo è solo quello. Io non ho delle finalità, io non voglio trasmettere niente a nessuno. Io sono quello che si godrà tutto questo. Io prenderò il sole, ma mi berrò i miei bei cocktail alla frutta, mi farò delle bellissime immersioni ai Caraibi. I problemi li scarico tutti a lui. D'altra parte, io la mia vita l'ho già fatta in gran parte. Adesso tocca a lui seguire le difficoltà che ne seguiranno, naturalmente. Va bene, che Ma noi lo però è. seguiremo. Dimmi, dimmi. No, dico, seguiranno le avventure di Eva, noi le seguiremo sul suo canale YouTube, sul suo canale Instagram. Eva, vuoi ricordarci qual è il tuo profilo, la tua pagina YouTube? Sì, il canale YouTube si chiama Emalloru. E questo è Così quanto. come Se, Instagram. se, co così come Instagram, insomma, se qualcuno avesse voglia di dare un occhio, non è obbligatorio, poi può anche seguirmi, ecco, sull'altro social che è Instagram. Benissimo, Emma, se tu non hai altro da aggiungere, se il nostro Mauro Giuffrè non ha niente da chiederti, io vi ringrazierei, Eros ed Emma, per essere stati qui con noi, Va per aver con piacere. complimenti ancora per aver vinto questo premio, tutto meritato. Grazie per quello che Grazie, fai. grazie a voi di Giornale della Vela per lo spazio che non lo diamo per scontato e quindi apprezziamo moltissimo, è una cosa audace, soprattutto da parte vostra che in qualche modo rappresentate probabilmente, anzi certamente un'istituzione, quindi il fatto che anche voi vi esponiate nella semplice candidatura è sicuramente una mossa molto coraggiosa, quindi grazie a voi. Grazie, Ciao a tutti. arrivederci. Eccoci Eccoci. Mauro, siamo tornati io e te soli. Sì, ha detto bene Emanuele, noi ci esponiamo, nel senso che certe volte quando il giornale della Vela fa queste scelte, diciamo, un po' audaci, le critiche arrivano anche a noi. Quindi, però questo ci fa piacere perché in un certo senso il giornale della Vela è stato sempre un po' una finestra aperta sul mondo della vela. Quindi, benvengano anche le critiche, noi ascoltiamo tutti, pubblichiamo tutto, però ci piace sempre dare spazio a tutte le voci ed Emanuele era sicuramente una voce che meritava di, secondo noi, di essere ascoltata. Quindi Emalloru vince il premio Most Voted. Siamo pronti a premiare la prossima categoria. La prossima categoria è Innovation. Chiedo al nostro Mauro di intervenire. Mauro, presentaci il premio Innovation e anche i tre finalisti del 2023. Sì, Rachele, la categoria Innovation è stata pensata per progettisti o manager che hanno fatto qualcosa di innovativo nel mondo della vela. Quest'anno i finalisti sono Franco Corazza, che è una delle menti dietro il nuovo Grand Soleil 72 e sta facendo qualcosa di importante per il cantiere del Pardo. Poi ci sono Gianluca Guelfi e Fabio D'Angeli, che sono i progettisti del Musa 40, la barca con cui Ambrogio Beccaria è arrivato secondo alla Rudurum, un Class 40. E poi infine c'è Matteo Polli, che è il mago dell'Orc da sempre sulla cresta dell'onda nel mondo delle regate a rating ed è il progettista delle linee d'acqua del nuovo Gran Soleil 72. Quindi questo è il terzetto di finalisti della categoria Innovation. Il vincitore della categoria Innovation 2023 del Velista dell'anno è, anzi, sono Gianluca Guelfi e Fabio D'Angeli. Grazie al Giornale della Vela per questo premio Innovation. Siamo molto contenti, sia io che Fabio, di questo premio che è per il progetto Musa 40. Per noi è una grande soddisfazione, è stato un progetto bellissimo. Noi abbiamo creato un team fantastico insieme a Ambrogio, insieme al cantiere San Giorgio Marin. Penso che è solo l'inizio per noi, ma è già una bella storia. Ci è piaciuto tantissimo seguire Ambrogio, le sue prime avventure e i suoi primi risultati, soprattutto sulla Rudurum. E il progetto Musa 40 adesso non è solo la barca Pirelli, ma ci sono altre tre barche, presto in acqua, che parteciperanno alla Transat Jacques Vabre. Quindi avremo tre barche sulla linea della partenza a novembre. E niente, volevo solo ringraziare tutti, ringraziare il Giornale della Vela e dire che solo un primo progetto, speriamo che ce ne siano altrettanti così belli nel nostro futuro. Grazie a tutti, ciao!
Bene, questo era il video di ringraziamento dei due designer sulla cresta dell'onda. Mauro, perché la giuria ha deciso di far vincere loro tra il terzetto finalista? Beh, la loro è una storia veramente bella che ci ha appassionato, perché quando Ambrogio Beccaria ci ha presentato i nomi dei progettisti del suo Class 40, non li conosceva praticamente nessuno. E quindi è stata una grande scommessa e questi ragazzi hanno dimostrato, con il loro valore di portare il Class 40 di Beccaria al secondo posto della Rudurum. Fra l'altro un Class 40 molto particolare, una barca con la prua tonda, e non ha soltanto fatto podio alla Rotta del Rum, ma la notizia è fresca di pochi giorni, anche vittoria alla Normandy Channel Race, una regata molto tecnica, durissima, riservata ai Class 40, e quindi è un esempio di come due giovani progettisti italiani se la stanno giocando alla pari, anzi, vincendo con i migliori specialisti designer della vela oceanica. Bravissime, premio meritatissimo. Allora, non perdiamo tempo e passiamo al prossimo premio, alla prossima categoria. Parliamo del premio Honor. Premio Honor, Mauro, torno a te. Diciamo che il significato sta nel nome, però quali Honor si premiano di solito in questa categoria? La categoria Honor si racconta già nel nome, è riservata agli armatori che hanno fatto sicuramente qualcosa di importante nel mondo dell'agonismo, delle regate, siano esse regate d'altura o monotipi, ma non soltanto a loro, perché ci sono stati tra i candidati anche degli armatori che non hanno fatto regate, ma hanno fatto delle avventure con le loro barche, che secondo noi sono altrettanto importanti. I finalisti del 2023 sono Gianluca Grisoli, campione del mondo RS21, Giovanni Battista Borea Dolmo, che ha una bellissima barca d'epoca con la quale ha vinto le vele d'epoca di Imperia e la Vela Cup in Sardegna, e poi Corrado Annis, armatore di un'Italia 998 che ha vinto i mondiali Orco e Corinzia, diciamo nella classifica dei non professionisti. Un bel trittico indubbiamente di questi tre. The winner is Gianluca Grisoli. Sono Gianluca Grisoli, timoniere armatore dell'RS21 Beyond Freedom. Se avessi pensato 2 anni fa, quando ho preso la barca, che avrei avuto risultati di questo genere in così poco tempo, sicuramente non avrei potuto immaginarlo. E quindi il fatto di essere addirittura candidato come velista dell'anno categoria Honor, e al fine di aver vinto anche il titolo, mi rende ancora più felice. Pertanto ringrazio tutti coloro che mi hanno votato, ringrazio tutte le persone che sono venute in queste 2 stagioni a bordo, iniziando con Giorgio Tortarolo, la Chicca Salvà e Andrea Casale, e poi quelli che sono venuti come ospiti, come Andrea Tano Felci, Diego Negri e altri. Grazie a tutti. Questo è il video di ringraziamento di Gianluca, chiaramente felice per la sua vittoria al campionato del mondo. Immagino sia questo, in questa up and coming nuova classe, l'RS21, che ha tanto successo. L'aver vinto il mondiale l'ha portato quindi a vincere nella categoria Honor, giusto Mauro? Sì, il risultato del mondiale è indubbiamente è stato decisivo per la vittoria, diciamo, del premio al velista dell'anno. Come tu ben sai, Rachele, il mondo dei monotipi è probabilmente uno dei più tecnici nel mondo delle regate, quindi vincere un mondiale con tante nazioni rappresentate in una classe monotipo emergente era assolutamente un risultato degno di nota. Un mondiale con un centinaio di barche, quindi veramente difficile, veramente bravo Gianluca e tutto il suo equipaggio. Andiamo avanti spediti e passiamo alla prossima categoria che, devo ammetterlo, è una delle mie preferite. Parliamo del premio Young. Mauro Young, il futuro della vela. Qui si premiano i talenti emergenti, i giovani campioni, i futuri campioni. Raccontaci un po', da quando è nato e che cosa rappresenta, chi si vuole premiare con questa categoria.
Ci teniamo tantissimo perché da sempre al Giornale della Vela abbiamo, diciamo, tenuto un dibattito aperto sul futuro della vela, sul come coinvolgere i giovani e quindi questo è un premio a cui noi teniamo molto, anche perché abbiamo la fortuna di avere una giovane generazione di velisti veramente fortissima. Non è una novità che l'Italia negli ultimi anni sta raccogliendo medaglie in continuazione in tutte le classi giovanili. E quindi, diciamo, quest'anno la categoria Young, riservata agli under 25, ci ha portato in finale un terzetto di laseristi. Lo so, non si chiama più laser, adesso si chiama Ilka, però a noi piace Grazie. chiamarlo il vecchio nome. E quindi abbiamo un trittico di campioni del mondo perché abbiamo Nicolò Cassita che è il campione del mondo Ilka 4, ex Laser 4.7, Mattia Cesana che è due volte campione del mondo giovanile con l'Ilka 6 e si ripresenta in finale del velista dell'anno. E infine abbiamo Ginevra Caracciolo che è campionessa del mondo Ilka 4 femminile, quindi un terzetto di laseristi agguerriti, tre campioni del mondo, quindi ancora una volta un trio veramente di grande importanza per quello che hanno dimostrato di saper fare in acqua. Sì, una delle classi indubbiamente più competitive che ci sono là fuori e quindi bellissimo averne tre, avere tre giovani di questa classe, avere una ragazza perché è una classe molto dura anche fisicamente, ricordiamolo. Poi da che è stato tolto il Pin è forse rimasta la classe più dura che c'è tra quelle olimpiche. Un terzetto d'eccezione, quindi il vincitore della categoria Young del Velista dell'anno 2023 è Mattia Cesana. Ciao a tutti, sono Mattia Cesana, faccio parte della Fraglia Vela Riva e sono molto contento di aver vinto l'edizione 2023 del Velista dell'anno della categoria Young. Inoltre volevo ringraziare il Giornale della Vela per avermi appunto dato questa grande opportunità e a tutte le persone che mi supportano e continuano a supportarmi. Grazie mille. Che carino Mattia, è veramente un bravo ragazzo, coi piedi per terra, molto equilibrato, ho avuto piacere di conoscerlo e veramente sono contenta che abbia vinto lui. Mauro, perché ha vinto Mattia? Beh, Mattia ha vinto perché sta raccogliendo un successo dopo l'altro a livello internazionale, ma non da quest'anno, ormai da qualche stagione. Quindi c'è anche il segno della continuità in questo ragazzo. Poi Mattia, fra l'altro, è un velista poliedrico perché non fa soltanto laser, si dedica anche ad altre classi, 69F, vela foil. Era uno dei prospetti attenzionati anche da Luna Rossa per l'equipaggio giovanile. Quindi un velista a 360 gradi e secondo noi può rappresentare un nome importante per il futuro della vela italiana e quindi quale miglior vincitore della categoria Young. Speriamo quindi di vedere sempre più spesso Mattia Cesana sulle banchine delle regate italiane e internazionali di tutto il mondo. Noi passiamo adesso alla prossima categoria, la categoria in cui si premia la passione, la voglia di andare per mare e anche un po' le follie che sono legate al mondo della vela. Premiamo adesso la categoria Passion. Lo faccio come al solito con Mauro Giuffrè. Mauro, eccoci, siamo all'ultimo premio di oggi, un premio che tu hai definito nell'introduzione un po' i matti per la vela. I matti per la vela, esatto, perché qui non ci sono, diciamo, de degli agonisti, non ci sono grandi imprese in regata, ma ci sono soprattutto dei sognatori, dei velisti che hanno fatto delle imprese, hanno inseguito dei sogni. Andiamo un attimo con la classifica che è uscita fuori dal sondaggione online per vedere chi sono i finalisti. Il primo l'abbiamo già conosciuto, che è il Most Voted, che anche, diciamo, era anche candidato nella categoria Passion, che è Emanuele Malloru. Seguito poi da una coppia da Franco De Canutti e Manuel Blasic che hanno preso 2529 voti che con il loro Melges 24 The Italian Job hanno realizzato il loro piccolo grande sogno, ovvero quello di partecipare alle regate più affollate che ci siano praticamente in Europa, ovvero hanno partecipato al Boldor, alla Barcolana e alla Round Island. L'ultimo finalista della categoria Passion è Alessio Campriani,
che ha raccolto 2028 voti, ed è un altro pazzo per la vela, un pazzo vero e proprio, perché con una deriva di 5 metri, un tridente, una barca che probabilmente molti conoscono perché è una famosa barca da scuola vela, ha deciso di attraversare l'Atlantico in solitaria, quindi una storia assolutamente tutta da ascoltare. Passiamo quindi alla premiazione della categoria Passion e the winner is Alessio Campriani. Alessio, ben trovato, congratulazioni, complimenti. Grazie infinite, tra l'altro molto inaspettato. Nel senso... Possiamo dire che sei un pazzo per la vela? Adesso chiaramente ci sono dei parametri da rispettare perché nessuno è suicida. Diciamo che modestamente, ma non è solo un merito mio ma del mio team, abbiamo cercato con poche risorse iniziali, perché uscivamo dal Covid, di organizzare una cosa che avevo in mente e che alla fine siamo riusciti insieme a realizzare. Questo sì, sì. Benissimo. E questa barca di 5 metri, è vero che l'hai costruita tu con il tuo team? Beh, certamente. Noi, uscendo, ripeto, da un periodo molto brutto e cupo, avevamo in mente di fare di una barca. Non c'erano i mezzi, non sapevamo se trovavamo gli sponsor. E abbiamo preso quindi un tridente, proprio perché fare uno stampo sarebbe costato effettivamente troppo. Io ho fatto questa scelta dopo aver fatto la classe mini per 2 anni, aver fatto la mini Transat, avevo voglia di confrontarmi per approfondire alcuni argomenti molto importanti e che non tutti i velisti conoscono, neanche quelli magari molto accreditati, cioè quello di affrontare la costruzione di una barca, perché avevo un'idea in testa, trovare persone adeguate per poterla costruire e confrontarmi anche discutendo spesso con chi la faceva insieme a me, con gli ingegneri che facevano i calcoli e con le mie idee. Poi alla fine siamo riusciti a modificare questo tridente per renderlo idoneo alla navigazione che noi reputavamo oceanica, e abbiamo creato questa barca che non è solo 5 metri più, diciamo, di dimensioni di 5 metri, ma che sostanzialmente non ha volumi. Se devo fare il confronto con la classe mini, per esempio, nel Pogo 2 con cui ho navigato nelle regate sia oceaniche che nel Mediterraneo, insomma, era possibile dormire sotto, no? Aveva 2 ponti e potevi dormire sotto. Mi ricordo a Marina di Ravenna, quando mi allenavo i primi tempi, si poteva dormire in 4. Cioè, io avevo in mente o di rifare una Transat in classe mini 6.5, ma diciamo l'impegno finanziario sarebbe stato molto elevato, e con una barca naturalmente che doveva essere un Pogo 3, un Vectro, insomma una barca diciamo più performante. Mentre ho fatto una scelta diversa proprio per poter approfondire alcuni argomenti che erano quelli che avevo in testa della costruzione di una barca ancora più piccola e imparare a costruirla lavorando sulla resina, sugli impianti elettrici, un accrescimento sostanzialmente. Ecco, quindi ho scelto di buttarmi in questa, diciamo, operazione di fare la barca, e poi si è rivelata molto più complessa, come Stefano potrà anche indicare, nei tempi e nei modi per poterla fare in sicurezza. Ecco questo. Ecco, tu hai già spoilerato che c'è un tuo amico, una componente del tuo team, Stefano Provincia, però adesso vorrei stare con te ancora, Alessio, perché vorrei parlare dell'impresa vera e propria. Quindi un primo step è stato modificare la barca, ma lo step più importante è stato decidere quando partire e poi di fatto la traversata dell'Atlantico. Quindi raccontami. Io devo sempre confrontarmi da bancario nella mia professione anche con gli impegni professionali, perché non ho la fortuna di essere più un ragazzo che può dedicarsi a questo con un tempo maggiore, né tantomeno con coloro che magari non ne hanno bisogno, sono magari dei professionisti. Per cui io sono partito verso la fine dell'anno, appunto del 2022, da Lagos, dove ho portato l'imbarcazione. E ha avuto dei problemi subito dopo, prima legati
alla Bonaccia perché gli Alisei portoghesi non erano presenti e quindi ci ho messo moltissimo, 9 giorni circa per raggiungere Lanzarote, che poi non doveva essere neanche toccata, ma esclusivamente lambita. E ho avuto un incidente dovuto a una caduta che ho avuto, che mi ha creato grossi problemi fisici, e la rottura dell'attacco del piccolo pilota automatico che avevo, che utilizzavo soprattutto nei momenti del sonno polifasico, nei sonni che avevo, che erano 12, 15 o 18 durante la navigazione. Quindi ho avuto la necessità di fermarmi alle Canarie, a Lanzarote, con un ingresso rocambolesco con l'andata a scogli, anche per un'incomprensione con diciamo il porto e chi doveva venirmi a prendere. Poi sono tornato a casa, mi sono rimesso a posto fisicamente, sono ripartito poi, mi sembra a febbraio, sì, perché ho festeggiato, mi sembra, il compleanno di navigazione, insomma, per i Caraibi. Ho avuto un problema elettrico dovuto alla rottura di una delle due batterie a litio che avevo, con ogni probabilità dovuto dall'urto delle batterie, che erano praticamente a pochi centimetri dal mare, e la rottura probabilmente di qualche elemento. Io a questo avevo pensato mettendo del pluriball sotto, perché sapevo che c'era questo problema, ma probabilmente non è bastato. Sono arrivato a San Vincenzo, che è una delle isole dell'arcipelago di Capoverde. Mi sono fermato 2 o 3 notti, ho risistemato la batteria sostituendola e poi sono ripartito per i Caraibi per gli ultimi 23 giorni di navigazione. Ecco, hai parlato dei tuoi piccoli break di sonno. Come dormivi su una barca di 5 metri senza una sottocoperta? Beh, a questo devo dire, devo ringraziare esclusivamente la classe Mini, che saluto di cuore, perché la navigazione oceanica, ma anche nel Mediterraneo da solo, prevede un'attività di sonno più distribuita nel tempo. Questo è un sonno che si impara attraverso alcune tecniche, ognuno usa la propria. Imparare a dormire pochi minuti, dai 15 ai 25, anche ai 35, devo dire, nella navigazione atlantica, per non cadere mai in riserva di sonno, segnando scientificamente ogni giorno le ore di cui tu avevi bisogno. Io, per l'età, per le mie caratteristiche e per il mio essere, insomma, erano 6 ore e mezzo, 7 da garantire ogni giorno per evitare di andare in riserva e di avere sempre energia nel momento in cui la barca ti chiama, perché in mare magari diventa un po' più difficoltoso. Quindi 23 giorni di attraversata, qual è stato il momento peggiore, il momento in cui ti sei detto, ma chi me l'ha fatto fare? No, beh, questo me lo sono chiesto molte volte in realtà. Però il momento più difficile è sicuramente stata l'ultima settimana, perché è una navigazione completamente bagnata, perché sono a 25 centimetri dall'oceano, e ho avuto delle piaghe, diciamo, nei glutei, nelle cosce e nella schiena bassa, dovute all'umidità, all'acqua che costantemente prendevi, perché eri completamente bagnato sempre. E io questo lo sapevo e utilizzavo dei prodotti, naturalmente delle creme a base di zinco con cui mi curavo, ma alla fine comunque ha preso il sopravvento, quindi ho avuto una grave infezione durante l'ultima settimana, e il momento sicuramente più duro è stato a 6-7 giorni dall'arrivo, quando con febbre a 38-39 avevo dimenticato una bottiglia d'acqua a 1 metro da me, una bottiglia di acqua da 1,5 litri davanti a me, perché non me l'ero portata vicino. E ero costretto al timone perché dovevo starci, perché c'era un'onda corta di 6 metri, 6 metri e mezzo, e ho potuto raggiungere quella bottiglia che vedevo a 1 metro da me con 27-28 gradi, perché il clima era già caraibico. Mi sono trovato in grossa difficoltà e per 7 ore non sono riuscito a prendere quella maledetta bottiglia che era a 1,5 metri da me. In quei momenti, Alessio, che pensieri avevi, che ti davi per motivarti? A cosa pensavi per andare avanti? Beh, in definitiva
Capito? I giorni di navigazione sono stati complessivamente oltre 40, ero a 7 giorni più o meno, non lo sapevo neanche perché poi ci sono stati anche poi dei cali di vento dopo questo, diciamo, mare importante che ho incontrato durante la navigazione. Beh, mi sono appellato alle ultime energie. In realtà avere 38-39 di febbre, non avere acqua disponibile che bevi, con 27-28 gradi già di temperatura umida, diciamo che psicologicamente sono stato molto provato. Io poi non amo apparire vittima sulle cose, eccetera, però quello è stato un momento molto difficile e questo, insomma, mi ha portato poi delle conseguenze anche poi all'arrivo. Diciamo, ti appelli alle tue energie, un calo fisico si accompagna vicendevolmente a un calo psicologico, quindi hai dei grossi momenti di crisi e in qualche momento, insomma, mi è venuto quasi da piangere, insomma, ecco, ho avuto dei momenti di difficoltà, poi ho tenuto botta, dopo 7 ore che non raggiungevo questa bottiglia, finalmente il mare ha cominciato ad allungarsi un po', non schiumava, non frangeva più in cima, mi sono un po' arrabattato, ho raggiunto le vele per tirare giù tutto, e ho finalmente raggiunto quella bottiglia da 1,5 litri che mi sono scolato praticamente in, penso, 30 secondi. Belli i tuoi racconti, Alessio. Mauro Giuffè, ci raggiungi? Vuoi parlare anche tu con Alessio? Sì, io avevo una curiosità che immagino sia anche un po' magari una curiosità dei lettori che ci seguono, perché vorrei capire come Alessio ha trasformato un tridente, che è una barca, appunto, una barca a scuola, la conosciamo tutti, magari tanti, tanti di noi ci sono stati, hanno mosso i primi bordi su un tridente, come l'hai trasformato tecnicamente, che modifiche hai fatto per renderlo, diciamo, idoneo a navigare in oceano? Allora, innanzitutto devo dire che questa domanda può essere rivolta anche a Stefano e anche ai due ingegneri, uno dell'Università di Perugia, ingegneria, che è il professor Rossi, e l'ingegner Alessandro Bianconi. Diciamo che io abbiamo creato un sistema con un bulbo che impedisse che la barca potesse in qualche maniera scuffiare. Sebbene questo ha un limite, ovviamente, perché l'onda oceanica, insomma, nel momento in cui io avevo già avuto una terribile esperienza durante la mini Transat, in cui mollando il Jennaker con un attimo di ritardo, la barca si è intraversata e sono stato travolto dall'onda oceanica che mi ha provocato durante la Transat una lesione, insomma, alla gamba, per cui me la sono fatta un po' a ginocchioni. C'è sempre molto da soffrire, ma la passione poi vince su tutto. L'abbiamo allargata per renderla adatta a una navigazione portante, perché la barca praticamente con 20 da 10 nodi farà 60-65 di molino. Insomma, la barca è esclusivamente fatta per le andature portanti, per gli alisei in questo caso. L'abbiamo allargata, gli abbiamo fatto, non era abitabile, gli abbiamo fatto una cellula di sopravvivenza di 1 metro quadro dove uno si poteva rannicchiare dentro se proprio era la canna del gas, e gli abbiamo creato un bulbo sotto. In realtà le modifiche poi sono state molto ulteriori e devo nuovamente dire grazie al mio team, a Stefano Provincia, ad Alessandro Bianconi, a Franco Billi, mi dimenticherò sicuramente di qualcuno, a Giulietti e a tanta altra gente che ha partecipato, oltre alle tante aziende artigiane e industriali che ci hanno aiutato gratuitamente in questo progetto quando andavamo a suonare i campanelli per fare dei pezzi, insomma. Per cui è una domanda che merita Stefano, secondo me, come spiegazioni senz'altro più esaustive, che è stato il mio maestro e che mi ha permesso di imparare cose che non conoscevo e come resinare in maniera adeguata, non solo per quelle riparazioni orribili che vengono fatte in caso di necessità, e i calcoli degli ingegneri e dei professori universitari che, insomma, ci hanno aiutato a comprendere, perché nella testa avevo un'idea, poi c'era il maestro Dascia che diceva una cosa e i calcoli degli ingegneri e dei professori. Quindi tutto questo ha creato questo piccolo mostretto che è
la Cepu Picchi Prima, che è stata questa barca di 5 metri con dei volumi risibili, ripeto, un quinto, un sesto dei Pogo 2 della classe Lini, che mi ha permesso di compiere questa bellissima navigazione che porta i colori della Croce Rossa, che porta i colori di un progetto inclusivo su cui stanno lavorando molte persone per la disabilità in barca, un testo sacro, e chiaramente gli Amici del Cuore e l'Associazione Cardiopatici, che ci siamo portati sempre con me per evitare sempre la troppa autoreferenzialità. Ogni navigazione è sempre stata caratterizzata da un riferimento sociale per dare un senso alle cose, perché la vela se no sarebbe, secondo me, totalmente inutile. Se l'abbiamo citato più volte, chiamiamo in diretta qui con noi anche il tuo amico Stefano Provincia. Ciao Stefano, ben trovato, benvenuto. Buonasera a tutti, ciao. Buonasera, buonasera. Senti Stefano, allora sicuramente è stata durissima per Alessio, ma quanto può essere stata dura seguirlo da casa? Beh, da casa è stata dura anche da noi, perché in realtà l'abbiamo seguito, eravamo collegati con lui tramite il satellitare Iridium, eccetera, e quindi abbiamo vissuto tutte le sue avventure, l'abbiamo sostenuto in certi momenti, anche se potevamo solo messaggiare. Eravamo il suo punto di riferimento per ciò che concerneva il meteo, quindi ci confrontavamo in due o tre, perché seguivamo tre o quattro stazioni meteo, dopodiché facevamo un sunto della situazione per poi comunicarlo sempre tramite messaggio ad Alessio. Quindi lui ha sofferto, e io quindi gli rendo atto di quello che ha fatto, ma anche noi da casa, insomma, siamo stati in dei momenti, addirittura poi una notte l'abbiamo completamente perso, quindi è stata una notte un po' difficile anche per noi, essendo a casa al calduccio, però ecco, questo è. Sì, la mia domanda non era a caso, certe volte, a parte la sofferenza fisica, è più duro stare a guardare, aspettare le notizie, immagino quella notte in cui non ne avete avute, deve essere veramente stato terrificante. Stefano, tu hai partecipato a tutte le fasi dell'avventura di Alessio, giusto? Sì, io la storia è un po' singolare, perché in realtà Alessio con quel tridente aveva già fatto una cosa che era un record di lunga percorrenza con Danilo Malero, carissimo amico di tutti noi, e l'aveva fatta attraversando l'Adriatico. Danilo Malerba è un non vedente, quindi già con questo tridente lui aveva fatto una piccola impresa più a scopo sociale che velistico, però poi dopo la mini Transat si è ripresentato giustamente per portare avanti un'idea, e sulla base di quell'idea abbiamo lavorato, pensato come poter utilizzare il tridente, e da lì poi confrontandoci anche con i tecnici, con gli ingegneri, abbiamo cercato di capire quello che potevamo fare. In realtà l'idea era abbastanza netta, abbastanza chiara, perché noi volevamo fare una barca che fosse una barca che ovviamente non fosse un accrocco qualsiasi che potesse navigare o appellarsi dal nome di barca vela semplicemente perché aveva l'aria. Avevamo pensato a realizzare una barca che avesse una sua stabilità di forma e una sua stabilità di peso. Ovviamente volumi minimi, non c'è una sottocoperta, c'è una cellula di sopravvivenza, ma in questo abbiamo lavorato 11 mesi, ci siamo confrontati, a volte abbiamo anche discusso perché siamo tutti quanti velisti, non con le capacità di Alessio, non con le esperienze di Alessio, però chi ha partecipato al progetto comunque ha esperienze veliche, la passione della costruzione. E seguendo un po' le indicazioni, poi un po' quello che conoscevamo, un albero di 7 metri che è stato realizzato con due ordini di crocette, sarte alte, medie, basse, che sfido chiunque a ritrovare un albero di quella lunghezza con tutte queste cose. Alessio aveva già fatto un'avventura anche con un fondo sociale. E allora ti chiedo,
l'importanza di questa pazzia, di questa follia, voglio dire, dove sta? Non è solo nel dimostrare di poterlo fare, dove sta l'importanza di questa avventura, di questa impresa, perché è più di un'avventura? Dimmelo tu e poi mi rispondi anche Alessio. Sì, io adesso faccio un preambolo. L'importanza di questa cosa, ripeto, nasce da lontano, lo sviluppo di un'idea, la parte sociale, affezionata al Tridente che comunque aveva dato delle soddisfazioni ad Alessio, la sfida stessa, il periodo buio del Covid dove noi tutte le sere ci ritrovavamo lì a vedere come erano avanzati i lavori. È tanta cosa. Quello che ha fatto Alessio ovviamente è degno di merito perché in primis si è fidato del lavoro che ho fatto io, che hanno fatto anche altri, quindi la parte elettronica, la resinatura, l'utilizzo dei materiali per alleggerire ulteriormente lo scafo che nascono per l'edilizia. Dopodiché lui ovviamente si è fidato, ha provato la barca era veramente stabile, perché ci sono due episodi quando lui ha fatto il primo giro d'Italia, il Giro d'Italia, e ha trovato mare forte davanti a Ancona, 30-35 nodi, e la mattina quando ci siamo sentiti per telefono ha detto: "Stanotte è stata dura, ma la barca è un carrarmato". Quindi la soddisfazione per tutti, la parte finale è che lui è riuscito a fare quello che poi avevamo pensato, ipotizzato, anche con la paura, perché insomma, ecco, non è che siamo un cantiere oppure persone esperte, navigate a tal punto da realizzare barche di quell'importanza, però è stata una bella cosa, una bella avventura per tutti. La paura accompagna spesso delle imprese epiche come questa. Alessio, faccio la stessa domanda a te, quindi al di là dell'importanza dell'impresa in sé e quindi del tuo coraggio, della tua passione, del tuo esserti affidato comunque al tuo team di ingegneri, qual è il messaggio che un'impresa del genere può veicolare? Cioè, si può fare tutto se lo si vuole? Beh, diciamo questo, che cercherò di essere molto breve nel concetto. Nell'immaginario collettivo la vela è considerata come una cosa d'élite, nel senso collegata a grandi spese economiche. È evidente che a certi livelli, parliamo già della classe mini, che ma salendo di quota, classe 40, Imoca, Vendée Globe, regate, ci vogliono molti soldi per farla. Io vorrei essere invece il portavoce di coloro che con grande passione, con pochi mezzi, si puoi raggiungere dei grandi risultati. E questo è un messaggio che non riguarda la vela, ma riguarda tutte le discipline. E riguarda anche la vita delle persone, impegnarsi a fondo anche con pochi mezzi, spesso arrabattandosi, nel senso metterci il cuore dentro, trovare soluzioni e sempre perseguire il grande obiettivo. E allora può diventare possibile. Questo è il grande messaggio. Navigate, continuate a navigare, impegnatevi in ogni campo, dal sociale allo sport, nella vita. E non lamentatevi dei pochi mezzi, cercate di poter fare quello che è possibile fare col maggior impegno e anche con poche risorse. Beh, questo è un messaggio meraviglioso, grazie Alessio. Allora, prima di salutarti vorrei proprio una risposta brevissima, quasi telegrafica. Dimmi lo stato d'animo che hai provato la notte prima di lasciare gli ormeggi a Lanzarote, sapendo che ti aspettava un oceano davanti. Oddio signore, ma no, avevo il mio team che era già rientrato da pochi giorni e che avevo già sottoposto a terribili torture perché la tensione nervosa di fronte a una partenza, stavolta non in una regata di classe mini, sebbene transoceanica, dove c'hai comunque delle barche in assistenza e fai parte di un gruppo che in maniera
cioè, fai parte di un gruppo di persone che naviga. Qui io mi rendevo perfettamente conto di essere perfettamente da solo, senza motore, senza assistenza, e le sensazioni, insomma, che avevo erano anche di grande incertezza e di profonda umanità. Io dico sempre che la paura è una caratteristica che riguarda l'intelligenza delle persone e che sono le cose generalmente stupide che sono facili. Le cose un po' più difficili presuppongono, insomma, un'elaborazione, perché nessuno va in oceano a meno che non è veramente pazzo così, ma presuppongono i 3 anni, ripeto, i 3 anni di preparazione tra la barca, il giro d'Italia, poi rimettere a punto la barca in un progetto che prevede non solo modestamente alcune capacità per poterle fare, ma un programma preciso e scientifico, molto più che di sognatore. Poi i tramonti erano comunque bellissimi, meglio le albe però, quando il sole sorgeva. Bella questa immagine, grazie Alessio, grazie mille. Io vi ringrazio di tutto questo e vorrei che diciamo, questa vittoria della classe Passion possa veicolare molti velisti, perché quasi tutti veniamo dal diportismo, anche dai più grandi, possa veicolare le persone a sperimentarsi anche nella vita e a buttarsi, diciamo, mettere le mani in pasta, pagando qualche volta il conto, perché gli errori sono tanti però raggiungere l'obiettivo è sempre molto bello e molto spesso questo non avviene, ma non bisogna mollare, stringere i denti e spingere duro sempre. Questo è non mollare mai. Grazie veramente. Grazie, questa in effetti questa tua ultima frase è un po' il riassunto di quello che vuole essere il premio Passion. Grazie Alessio, grazie anche al tuo amico Stefano. Grazie e buon vento a tutti per questa estate 2023. Ciao a tutti. Grazie, arrivederci, a presto. Siamo quindi giunti in chiusura di questa prima puntata della 32esima edizione del Velista dell'anno. Sono stati premiati ben 5 categorie, abbiamo conosciuto dei personaggi interessantissimi. Se ve li siete persi, non dovete disperare perché trovate tutto sul Giornale della Vela, sui canali social del Giornale della Vela e anche sul canale YouTube, dove vi invitiamo a iscrivervi, a seguire e accendere la campanella, quindi accendere le notifiche per rimanere aggiornati sulle novità del mondo della vela. Mauro, domani, stessa ora, stesso posto, ci sarà la seconda puntata di questa 32esima edizione del Velista dell'anno. Domani le cose diventano serie, nel senso che si premia il Velista dell'anno, oltre alla categoria Epic, di cui abbiamo già annunciato il vincitore, Vincenzo Norato, mitico armatore e velista italiano. Mauro, però, il Velista dell'anno, non possiamo svelare niente, ma puoi darci qualche indicazione? Intanto sarà una puntatona finale, non da poco, perché ci saranno tanti ospiti, tante sorprese, oltre alla presenza di Vincenzo Norato, come avevi anticipato. No, ovviamente non possiamo svelare niente, lo scopriremo domani, chi sarà il velista dell'anno, se sarà uno, se saranno due, vedremo un po' cosa avrà deciso la giuria di qualità del Giornale della Vela. Ecco, già vedi, ci hai dato un'idea, potrebbe non essere una sola persona. Grazie Mauro, grazie a tutti per essere stati con noi e appuntamento quindi domani, stessa ora, stesso posto, Giornale della Vela per il Velista dell'anno 2023.